Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blue87 e oggi siamo tornati sulla nostra serie di Minecraft. Mi è stato chiesto da alcuni ragazzi di mettere la facecam, quindi facciamo questo esperimento per oggi con la facecam. Se l'idea vi piace cercherò di metterla ad ogni video. Diciamo che mettere la facecam ad ogni video mi porta a metterci molto più tempo a fare video. Allora, adesso metto un attimo il carbone nella cesta. Questa è l'antracite, questo è il carbone. Ho già terraformato tutto qua, ho fatto tutto quanto in live, mi sono applicato in live poco fa e ho fatto tutta quanta questa zona. Poi la modificherò al meglio, abbellirò tutto, quindi possiamo andare a spaccare l'obiettivo del sentiero verso casa, che mo non mi ricordo. Sentiero verso casa. Ho fatto anche una piccola miniera scavando già fino al livello 12 per i diamanti, e adesso la missione di oggi è cercare appunto dei diamanti o comunque dei minerali per poi andare. Madonna, per poi creeper. C'ho la spada, non mi sono preso la spada. Via, 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 via. Allora, spada di diamante, piccone di ferro. Ok, quel creeper potrebbe darmi parecchi problemi. Ok, crippo. Non esplodere, non esplodere. Grande. La dinamite. La dinamite potrebbe servirmi per fare qualche scavo extra. Qua ho già scavato a livello 12. L'ossidiana non c'era, ce l'ho messa io. Qua c'è tutta quanta lava. O almeno, ecco appunto. Quindi questo è il miglior posto per cercare dei diamanti. Scaviamo una base dalla quale poi faremo partire scavi in tutte le direzioni. Ma non credo ci sia bisogno, che qua ci sta una grotta con un cave system già bello che è formato. Allora, secchio d'acqua perché non si è mai troppo sicuro. Intanto questa lampada mi sta uccidendo. Dovrò trovare un modo nuovo per illuminare i miei video perché questa lampada davvero mi sta ammazzando. Ok, ho spostato un po' la lampada perché vi giuro ragazzi, mi stavo abbronzando. Infatti sono tutto quanto rosso in faccia. Che se è una scala. Ah sì, ok. Un attimo me l'ho perso per girarmi. E se esploriamo questo cave system. Questo cave system è una merda perché non c'è un cazzo. Oh, mi è stato anche chiesto di utilizzare la texture di default. Solo che, dato che ultimamente ho dovuto anche mettere gli occhiali per chi mi segue, sto avendo problemi con gli occhi, ho gli occhi sensibili e quindi quella texture mi dà un po' fastidio. Non che questa sia tanto meglio, però rispetto a quella è già qualcosa. Usiamo una tecnica che mi è stata insegnata da un mio amico, non tanto quella di... Allora, qua c'è lava, quindi non posso, quindi così. A girare la lava dovrebbe portarmi a diamanti. Comunque continuate a consigliarmi obiettivi e cos'è, anche una farm da fare, perché sinceramente vorrei fare quella di polle automatica, però consigliatemi voi cosa posso fare. Poi se ci sono commenti interessanti cercherò di mettere sul muro degli obiettivi il vostro commento con il nome di chi mi ha suggerito cosa fare. Quindi, per esempio, mettiamo che Lillo87 mi consiglia di fare la farm di galline, io scriverò farm di galline Lillo87. Allora, lava, possibile che non ho trovato. Guarda, guarda, non ho trovato, eppure appena l'ho detto ho trovato. Aspetta, forse c'è la lava sotto, aspettate un poco, se c'è la lava sotto, vedi? Vedi? Porca merda, e questi sono difficili da prendere. Ok, devo fare un attimo un'azione repentina e velocissima. Quindi fare così. Di nuovo. Ok. Cazzo, 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 niente, niente. Ok, ora dovrebbero essere accessibili i diamanti. Vediamo, non sono sicuro. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 diamanti. Giusto? 7 diamanti. Ho parlato io, ho detto non trovo e ho trovato. Quando si dice il culo.
Porca Creeper. Maestro. Vaffanculo. Oh mio zio, ho trovato il legno, quindi ci sta la miniera abbandonata. Ah, che bellezza. Questa è la seconda, do la paura più nera. Muori. Ma perché non c'ho la spada equipaggiata? C'ho il cartello. C'ho il cartello equipaggiato, non lo sbatto al pisello. I ragni sono il mio incubo in questa serie. Non sono aracnofobico, ma i ragni sono il mio incubo in questa serie. Mi hanno fatto già morire una volta come un deficiente, non ho voglia più. Però mi serve la spada, perché qua secondo me c'è lo spawn di ragni bastardi. E sappiamo tutti quanto sono bastardi i ragni bastardi. Se no non si chiamano mica ragni bastardi, si chiamano ragni gentili. Alziamo una torcia. Ho finito le torce. Cercasi chest perduta. Chest! Mamma, che culo che sto avendo in questa puntata. Pure il diamantino, mi stai viziando. Mi vizi così, cazzo. E mi dai pure il diamantino. Ciccio. Ah, vedi che mo'. Però secondo me, dopo l'aggiornamento, sta cominciando a essere diverso Minecraft. Cioè, più giorni passano, più diventa difficile. Perché sto notando anche mo' che giocavo senza registrare, anche se ero in live, che più giorni passavano, più la questione diventava intricata qua. Più mostri mi comparivano. Quella è un'altra cassa. Tanto vedete le mie espressioni, perché io mi allungo con il collo per vedere se c'è qualcosa, perché non è che ci vedo tanto bene. Io non vedo un cazzo più che tanto bene. Quindi se non vedo io, penso che non vedo proprio un ciufolo di un cazzo. Spawn di ragni? Spawn di ragni. Io c'ho paura di sti ragni. Questi qua sono infami. No, me ne torno a casa. Non solo spawn, ce la posso fare. Porca! Mori. Devo portarmi il latte la prossima volta, dai, ho capito. È nato. 2, 3. No, troppi. Chiudi. Tua madre è astronauta. Cazzo. Morte sfiorata. Da qua vedo cosa succede fuori. Però mi sa che mo che spunto di qua ce sarà di tutto. Non posso muovermi da qua. Sono in, vabbè, almeno sono, no, è 1:30. Cazzo, però dai. Salute, io devo tornare a casa. Qua non ci posso sta. Via, devo trovare un modo di salire. Questa è una missione di raccattaggio di minerali. Tanto, vedete che mi guardo così, io gioco così. Ecco, forse perché non volevo fare vedere la facecam, perché io mi guardo dietro l'angolo sporgendomi, anche se non serve a un cazzo. Via, torniamo a casa, vi prego, non ce la faccio più in questo posto di angusto. Quanto ho raccattato? 24 di ferro, ma qua devo chiudere l'acqua però, perché sennò qua... No! Perché faccio sti fail assurdi? Cassiopea. Dai, via. Ah, io da qua sono venuto. Giusto, sì, ok, torniamo a casa. Mostro! Tua madre. Dove stai? Dio, ero caduto. Cioè, mi fanno una paura estrema. Sì, riconosco i miei buchi. Non credo sia una cosa bella da dire, però riconosco i miei buchi. Quante... Più che altro vorrei un attimo prendermi l'ossidiana per fare il portale. Però qua c'è la lava qua sotto, no? No, non c'è la lava. Prendiamo un po' l'ossidiana. Questo dovrebbe essere l'ultimo. 8 pezzi, perfetto. Cerchiamo di tornare a casa. A quel punto base ce l'avamo creati. Ci andiamo a fare il portale. Oh,
Ci sono! Sono a casa! Ah, ok, posso fare il portale. Faccio proprio qua il portale, guarda. Non ti, spero di non sbagliare perché potrei suicidarmi in questo momento. Uno, due, tre. Abbiamo il nostro portale, devo solo accenderlo. Ok, devo solo prendere l'accendino. Madonna, la paura. Siamo pronti, saliamo, torniamo a casa perché non ce la faccio più. È stata una missione esasperante. Vorrei fare anche una stanza per l'enchanting table con tutte le librerie. Quindi questo mi porta a coltivare le canne da zucchero che ho già fatto là. Quindi nell'obiettivo piazzo l'obiettivo nuovo, che è quello di creare una stanza per incantare, e vi saluto. Ok, stanza per incantare. Perfetto, il Nether non è ancora attivo, quindi il portale non lo salviamo, non cancelliamo il coso. E noi, dopo questa spedizione frustrante, ma comunque molto fortunata, ci vediamo in un prossimo video.